Nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella così riceverete la notifica dei nuovi video. Seguitemi su tutti i canali YouTube e vi ricordo di fare una donazione al canale se vi va. Per fare una donazione basta che cliccate sul tastino col dollarino. Se volete abbonarvi al canale basta che andate nella home page e cliccate sul tastino abbonati. E questo è un altro punto molto importante, un altro punto fondamentale. Se vi va ovviamente di fare l'abbonamento al canale. Allora cerchiamo di capire un attimino quali sono i vari tipi di narcisisti, giusto per comprenderli, giusto per rendercene conto. Credo che sia importante imparare a capire con quale tipologia di persona abbiamo a che fare, anche perché è soltanto comprendendo che possiamo liberarcene, soltanto comprendendoli che possiamo creare veramente il giusto distacco dal risultato, se no non riusciamo a fare niente. Questo credo che sia una delle cose più importanti che dobbiamo imparare se vogliamo ottenere veramente il giusto risultato e liberarci da questi condizionamenti che spesso ci rovinano poi di fatto la vita. Allora, la prima tipologia, se vogliamo, è quello che viene chiamato. Intanto diciamo che i narcisisti possono manifestarsi in diversi modi, i loro comportamenti manipolativi possono variare notevolmente, cioè ogni tipologia di narcisista ha una sorta di comportamento manipolativo tipico. La prima tipologia è il narcisista grandioso, che poi diciamo è il narcisista overt, il narcisista istrionico, il narcisista grandioso. Salutiamo Fabi Nunz, il narcisista grandioso. Chi è? È un narcisista che ha un'elevata opinione di sé, che cerca di attirare costantemente l'attenzione, cerca di attirare costantemente l'ammirazione degli altri. La sua manipolazione consiste nell'essere ipercompetitivo, nell'invalidare gli altri per sentirsi superiore, nell'ignorare, nel minimizzare i bisogni altrui, cioè al narcisista grandioso non gliene frega un cazzo di avere a che fare, non gli frega assolutamente niente. Questo tipo di narcisista ha veramente un delirio di onnipotenza fondamentalmente, no? E cerca di attirare costantemente l'ammirazione degli altri. Salutiamo Rosy. Sono ipercompetitivi e tende a essere dominante, a cercare costantemente conferme della sua superiorità. Quindi vediamo quali sono le caratteristiche peculiari, le forme di manipolazione. Salutiamo il nostro Paradox, che è il prodotto migliore per voi carampane. Infatti Paradox è il vostro fissadentiere preferite, quindi care carampane, andate da Paradox che vi fisserà la dentiera. Allora, la prima cosa è la competizione costante. Il narcisista grandioso è estremamente competitivo in ogni situazione, cerca costantemente, quindi vive di competizione ed è un punto fondamentale, cerca di primeggiare anche su di te, anzi, proprio su di te se sei una persona con la quale ha una relazione. Un'altra caratteristica di questo tipo di narcisista è che cerca di invalidare gli altri, cioè per mantenere la propria immagine di superiorità, questo tipo di narcisista grandioso cerca di invalidare gli altri e cerca di invalidarli costantemente, criticandoli, ridicolizzandoli, ignorando le loro opinioni, ignorando i loro sentimenti. Questo li fa sentire ancora più potenti, li fa sentire ancora più importanti, è un punto fondamentale. Salutiamo Roxy, Roxy Rosa. Cioè, il narcisista grandioso, dopo la prima fase di love bombing, ti ridicolizza, ti squalifica, ti critica, ignora quelle che sono le tue opinioni, non gliene frega un cazzo di quello che tu dici, di quello che tu pensi. Il narcisista grandioso ti considera come un escremento fondamentalmente, non ti dà, diciamo,
nessuna attenzione, non ti dà di fatto le attenzioni che tu ti meriti, quindi cerca di invalidarti. Il fatto che tu accetti l'invalidazione, il fatto che tu accetti di essere trattata come una pezza da piedi, ma tra l'altro i narcisisti grandiosi potrebbero anche essere persone che ti giudicano, ovviamente potrebbero essere anche tra parenti, ad esempio potrebbero essere genitori, potrebbero essere figli, potrebbero essere amici, potrebbero essere questi, potrebbero essere quelli. Insomma, non prende neanche in considerazione quello che tu vuoi, quello che tu pensi, ti invalida. E poi minimizza i tuoi, come possiamo dire, bisogni. Quindi tende a considerare i bisogni, i sentimenti degli altri come meno importanti dei propri. Possono ignorare o minimizzare i bisogni altrui perché il narcisista grandioso si vuole concentrare esclusivamente su di sé, sui propri desideri, sui propri bisogni. È per questo motivo che tu devi, come dire, tenere presente che questo tipo di narcisista si vuole solo far vedere, vuole cercare di utilizzare al meglio quelle che sono le sue possibilità e cerca di sfruttarti in tutti i modi, cerca di trattarti come se fossi una pezza da piedi, giustamente ti tratta come una pezza da piedi, perché se tu gli dai corda, e questo io lo dico sempre, però purtroppo mi sembra di urlare al deserto, diciamo, no? Urlare al deserto nel senso che io dico sempre, siete voi. Cioè è inutile che dite il narcisista è brutto e cattivo, non è che il narcisista è brutto e cattivo, siete voi che per qualche motivo vi sentite, diciamo, vicine al narcisista, vi sentite, come dire, coinvolte dal narcisista, no? Se tu dici che è brutto e cattivo, levatelo dai coglioni, se no è un'incongruenza questo, no? È un'incongruenza. Diciamo, salutiamo Stella Marina, è un vostro problema quello di considerare il narcisista brutto e cattivo, è soltanto un vostro problema. Quindi i narcisisti possono, come dire, ignorarvi, possono trattarvi male e aspettano che voi gli correte dietro. Questi comportamenti possono rendere, diciamo, difficile, no? Come dire, se voi entrate nella tana del lupo, poi è difficile che ne venite fuori. Quindi questo è un altro pezzo fondamentale. E li riconoscete proprio per il loro delirio di onnipotenza. Salutiamo Stella, Marina, la vecchia citrulla. Poi abbiamo il narcisista, altra tipologia di narcisista, che è il narcisista covert o narcisista vulnerabile. E questo può essere più difficile da riconoscere, ma non tanto per chi poi alla fine sa quello che vuole. Il narcisista vulnerabile è un narcisista sensibile, appare sicuro e sensibile, in realtà è una serpe in seno. In realtà è esclusivamente una serpe in seno, però appare, come possiamo dire, insicuro, sensibile, ma sotto questa superficie ti vuole controllare, ti vuole dominare, vuole avere il controllo della situazione. Ad esempio, quali sono le sue strategie di manipolazione? Beh, la prima strategia è la vittimizzazione. Questo ti manipola mentre l'altro ti manipola, diciamo, allontanandosi, facendoti ghosting, trattandoti come una merda. Il narcisista invece, come dire, ah, ci ascolta la nostra Stella Marina, bene, bene, brava. Si vede che si è presa l'auricolare nuovo, Stella Marina è vecchia, sapete che è decrepita, è una mummia praticamente. Quindi mi fa piacere che donne anziane come Stella Marina ci seguono sul canale, sono contento perché anche voi della sesta età
dovete avere la possibilità di evolvervi, vatti a mettere l'auricolare, Stella Marina, e ascoltaci. Allora, quindi questo è un altro punto importante, no? La vittimizzazione. Il narcisista, come possiamo dire, vulnerabile, detto come narcisista covert, assume il ruolo della vittima in moltissime situazioni e esagera i suoi problemi, si inventa le cose, no? Si inventa le cose, si inventa i problemi, si inventa le difficoltà per ottenere compassione e attenzione dagli altri. Quindi i narcisisti covert o i narcisisti vulnerabili raccontano storie drammatiche sulla propria sofferenza, no? Si inventano delle cose, ah, mi è capitato questo, mi è capitato quello, ah, non mi capitano delle cose, tutte le sfighe del mondo gli capitano, tutte le tegole gli cadono in testa, e quindi raccontano queste storie drammatiche sulla loro sofferenza perché vogliono suscitare empatia, vogliono suscitare coinvolgimento. Questo è il punto. È il punto di fondo, è un punto fondamentale questo, no? Hanno questa strategia, no? di impietosire gli altri, no? Raccontando delle storie, come dire, di disgrazie che gli capitano, no? Si vittimizzano. Ovviamente devono tenere presente che una mente attenta se ne accorge. Cioè, magari, voi non dovete dirgli niente, no? Se capitate con un narcisista di questi, uno di quelli che fa la vittima, che vi racconta delle storie improbabili, esagerando problemi, difficoltà, no? Voi fate finta di niente, ditegli di sì, ma tanto ovviamente dovete tenere presente che quello che vi racconta sono tutte frottole, sono tutte palle inventate per ottenere compassione, quindi un occhio attento se ne accorge. Poi non dovete neanche stare a dirgli guarda che sei un contaballe, guarda che mi racconti questo, guarda che sono tutte palle, perché magari hai notato delle incongruenze, eccetera, eccetera. Voi non ditegli niente, che cazzo ve ne frega. Tanto l'importante è che lo sapete voi, che sono tutte cucche. Non dovete dargli la soddisfazione, perché se gli andate a dire, ah, salutiamo Deborah, se gli andate a dire, ah, ma guarda che stai raccontando balle, ma guarda che non è così, la situazione non è così, stai raccontando un sacco di balle, praticamente gli date modo di cercare un confronto, dirà no, che non è vero, che tu sei uno stronzo, che a lui gli capitano, che a lei gli capita questo, gli capita quello, tutte queste disgrazie, gli è capitato questo, gli è capitato quello. Tenete presente che non dovete dirgli niente, prendete atto del fatto che vi racconta delle balle, mettetelo da parte e non... salutiamo Anne, non dovete ovviamente credergli. E poi dovete tenere presente che se volete fare domande dovete fare l'abbonamento al canale. Ricordo, chi vuol fare domande deve necessariamente fare l'abbonamento al canale oppure fare una donazione al canale, anche una donazione minima, ma altrimenti ovviamente non rispondo alle domande per dar pregio alle persone che sono abbonate o che fanno donazioni. E poi diciamo la colpevolizzazione, no? Per proteggere la propria immagine di fragilità, il narcisista covert colpevolizza gli altri per i propri sentimenti negativi, no? Per il narcisista covert sono tutti gli altri, sono tutte le altre persone che diciamo che in qualche modo vogliono, diciamo, far sentire gli altri responsabili delle proprie sofferenze, no? C'è sempre qualcuno che gli ha fatto qualcosa, c'è sempre qualcuno che ha fatto questo, c'è, salutiamo Anna, c'è sempre qualcuno che ha fatto quello. Quindi il narcisista covert colpevolizza gli altri, lui è vittima del mondo, no? È vittima del mondo, è vittima degli eventi, è vittima delle cose che in qualche modo l'hanno, è vittima delle cose che in qualche modo l'hanno colpito, è vittima delle cose che in qualche modo l'hanno ferito. Questo è un punto fondamentale da prendere in considerazione. Quindi non dovete per nessun motivo farvi impietosire dalle balle che racconta il narcisista covert. Voi sapete che racconta balle, non ditegli niente, perché non dovete neanche dargli la soddisfazione
Salutiamo Giovanna, di sapere che voi sapete che è un pallista, che è una pallista. Semplicemente prendetene atto del fatto che avete a che fare con uno che racconta su palle e quindi, come dire, questa è un'informazione ulteriore che avete a che fare con un narcisista covert, no, un narcisista covert, perché poi spesso quando raccontano balle vi danno anche dei dettagli che si contraddicono fondamentalmente, quindi a un attento osservatore, diciamo, 2 più 2 fa solo 4, è sempre 4. Salutiamo Anna Costantini, e questo è un altro punto fondamentale, no? Perché per proteggere la propria immagine di fragilità, il narcisista covert, diciamo, come possiamo dire, colpevolizza gli altri di avergli fatto questo, di avergli fatto quello, tutti gli ex sono negativi. Un altro punto fondamentale, un'altra cosa che fa il narcisista covert per manipolare è proprio la manipolazione emotiva, cioè utilizza le proprie emozioni in modo manipolativo per ottenere ciò che desiderano dagli altri. Quindi, ad esempio, il narcisista covert piange, si dispera per ottenere, come dire, attenzioni dagli altri, per cercare la compassione da parte degli altri. E quindi tante volte fa anche un po' il gasman, no? Finge, e quindi fa tutto questo semplicemente per ottenere la compassione da parte degli altri. Questa è un'altra situazione del narcisista covert che dovete prendere in considerazione. Poi abbiamo il narcisista maligno. Il narcisista maligno, questo tipo di narcisista è particolarmente dannoso, può essere sadico, vendicativo, manipolativo anche in modi estremi. La manipolazione del narcisista maligno può includere anche, diciamo, l'isolamento, talvolta gli insulti, il ricatto. Il narcisista maligno cerca di danneggiarti in qualche modo. A differenza degli altri che hanno l'esigenza di controllarti, il narcisista maligno ha l'esigenza di manipolarti. Quindi questa è un po' la caratteristica fondamentale del narcisista maligno. Ovviamente questo tipo di individuo è particolarmente dannoso e può comportarsi anche in modi estremi. Utilizza ad esempio la psicologia, la manipolazione psicologica ed emotiva. Quindi il narcisista maligno può manipolare le menti e le emozioni delle loro vittime utilizzando delle tattiche subdole, come ad esempio il gaslighting, cioè possono farti dubitare delle tue percezioni, della tua salute mentale. Questa è una caratteristica fondamentale, no? Cerca di farti dubitare addirittura della tua sanità mentale, cerca di isolarti, vogliono isolare le vittime. Il narcisista maligno isola le vittime dal sostegno sociale, dagli amici, dai familiari, perché ti vuole rendere più vulnerabile, ti vuole rendere più, come dire, incapace. In casi estremi ricatta proprio, no? Ti emette, ti fa dei ricatti veri e propri. Salutiamo la nostra Carmen Sita. Quindi la manipolazione perpetrata da un narcisista maligno può essere considerata, deve essere considerata pericolosa. Talvolta questo tipo di manipolazione è totalmente devastante, perché, diciamo, ti danneggia anche poi praticamente. Quindi fate attenzione, perché il narcisista maligno è il peggiore. Poi abbiamo altre tipologie di narcisisti. È interessante anche il narcisista genitore o figlio, perché questa tipologia di narcisista è un narcisista che si manifesta nelle relazioni familiari. Soprattutto abbiamo il narcisista genitore, però talvolta anche il narcisista figlio in una seconda mano. Il narcisista genitore comunque ha un impatto estremamente negativo sui figli, perché questo individuo mette le proprie esigenze e desideri al di sopra di quelle dei figli
e i figli vengono utilizzati semplicemente come strumento per soddisfare i suoi bisogni egoistici, per soddisfare i suoi bisogni narcisistici, per soddisfare le sue caratteristiche. Quindi ovviamente il narcisista genitore o narcisista figlio, perché poi in alcune circostanze anche i figli possono essere narcisisti, di genitori coglioni ovviamente, ma il narcisista genitore cerca di invalidare emotivamente le esperienze emotive dei propri figli, minimizzando i loro bisogni per concentrarsi invece su quello che loro vogliono. Quindi possono far sentire i loro figli invisibili, non ascoltarli, non prenderli in considerazione, tendono a criticare costantemente i figli, generano una critica costante nei figli, impongono aspettative irrealistiche per cui i figli si sentono frustrati e, diciamo, e poi hanno un eccessivo coinvolgimento nella vita del figlio, cioè vogliono controllare e dominare la vita del figlio, come i narcisisti figli vogliono dominare la vita del genitore, dicono quello che il genitore può fare, quello che il genitore non può fare, sono forme di narcisismo familiare e poi possono avere degli effetti duraturi proprio perché, essendo dei familiari, è praticamente difficile, no? Non averci a che fare, è particolarmente difficile, no? Scartarli, perché ce l'hai lì sempre attaccati fondamentalmente, quindi diventa molto difficile. E quindi queste forme di manipolazione hanno anche degli effetti duraturi particolarmente dannosi. E per finire abbiamo un tipo di narcisista che è un narcisista interessante, che possiamo dire è il narcisista affascinante, che può essere, diciamo, di varia natura, no? Il narcisista carismatico. Il narcisista carismatico chi è? È un narcisista che, diciamo, si basa prevalentemente sul fascino e il carisma. Questo è un punto importante. Ricordo, Giovanna, per le domande dovete o fare una donazione oppure fare un abbonamento al canale. Questo non è che lo dico per cattiveria, ma semplicemente perché ci sono persone abbonate, persone che danno un sostegno attivo al canale, quindi hanno diritto ad avere un vantaggio ovviamente, o persone che fanno donazioni. Quindi il narcisista seduttore è un narcisista che seduce, che utilizza il fascino, che utilizza il carisma, normalmente utilizza le lusinghe, utilizza l'adulazione, utilizza tutte queste strategie. Possono ad esempio utilizzare la captatio benevolenze, possono complimentarsi con gli altri, possono fare osservazioni in modo eccessivo per ottenere quello che vogliono da parte delle loro vittime fondamentalmente. Quindi queste sono un po' cose fondamentali. Cercano di manipolarti le emozioni, cercano di manipolare le emozioni, cercano di sfruttare la vulnerabilità emotiva delle vittime per generare desiderio, ad esempio, utilizzando proprio il carisma che naturalmente hanno. E poi questo tipo di narcisista cerca semplicemente di sfruttare le relazioni, no? Sfrutta le relazioni per ottenere quello che vogliono. Quindi queste tattiche manipolative, diciamo, possono far sì che le persone che cascano sotto il controllo del narcisista che utilizza il carisma poi hanno difficoltà a venirne fuori. Ecco, questi sono i principali tipologie di narcisisti che dovreste imparare a conoscere, perché soltanto conoscendoli potrete affrontarli, e soltanto affrontandoli potrete veramente levarveli dai maroni. Questo è il concetto poi di fondo. Bene, vi ricordo l'appuntamento delle 19:30 sul canale Massimo Taramasco, per chi volesse partecipare alla prossima live.